Sì, oggi ho 20 anni. Non li dimostro, eh? Grazie. In realtà ne ho molti di più. Ma tanti, sai? Tantissimi. Sono nato qui, su una di queste colline. Non so bene quale. All'inizio mi dicevano che ero un po' selvatico. E io in effetti ero senza una vera famiglia o albero genealogico. In paese tanti mi guardavano male. Non credevano che da me, prima o poi, venisse fuori un buon figliuolo. Due o tre coraggiosi, perché non facevano mica affari con me all'inizio. Mi tenevano solo per le occasioni particolari. E io mi mettevo in mostra, tutto profumato, per le cene fra amici, per qualche compleanno. Ah, loro, i miei padri, erano dei veri pionieri e buon gustai. Ma io sono da fare una vigna, e mi ho fatto una vigna per me, io non la sto, mi sono da sapere gemme da tutti, per trovare due giri da tutto il paese, io mandavo tante gemme per essere, e era me. Ci ho creduto perché l'ho gustato. Il primo anno ho fatto 28 bottiglie. Di che non ce n'era solo uno sul territorio. Il più antico, quello che conoscevo io, aveva dei acidi molto sparuti, un grappolo molto sparuto, acidi che sembravano pallottole per le lepri, mica tanto più grandi, e duri altrettanto, per cui, non so, da una brenta di uva, se tiravi fuori un litro di quel rocchè lì, amabile, era giustamente costoso. E allora si è trattato di indagare presso tutti gli ultraottantenni castagnolesi per andare sulla memoria, e alla fine si è anche dovuto scegliere quale. Poi dai milioni di pallini vengo fuori io, ma sono ancora un po' tutto, come dire, grossier, come dicono i francesi. Sì, sono io, ma non sono ancora al meglio. I contadini di qui mi chiamano, mesto, tosto, non so bene. So che non sono ancora presentabile, devo stare a riposo un po' di tempo. La caratteristica è di avere questo colore con una raffinatezza, perché ha una buona intensità senza essere pesante, senza essere un po' come il dolcetto, che è più pesante, che ti dà già l'impressione quando lo stai bevendo che peserà nello stomaco. Ecco, questo invece ha una raffinatezza, una gentilezza di colore, più vivo, un po' meno intenso, però decisamente più vivo. La caratterizzazione particolare è questo bouquet eccezionale che ha questo, chiamiamolo semi-aroma, io direi che è questo profumo che tra la rosa appassita, la viola, diciamo anche un po' di spezie, se poi viene affinato per un certo periodo, è veramente la caratterizzazione particolare.